Buon pomeriggio dallo stadio Mariani Pavone di Pineto. È appena terminata la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Pineto, Roberto Beni, 56 anni, che questa mattina ha diretto il primo allenamento sul campo di Scerne. Per lui sabato pomeriggio in casa a questo stadio alle 16:15 il debutto contro la Lucchese, assenti gli infortunati Evangelisti e Amadio. Dopo l'allenamento di oggi, una partita in campo ridotto dai ritmi molto alti, il tecnico si è soffermato a parlare con i giocatori, colloqui individuali o di reparto con Tonti, ma anche e soprattutto con le punte Gambale e Shakir. Per Beni si tratta di un ritorno. A Pineto ha giocato da difensore centrale nella stagione 87-88 con Aldo Ammazza, l'orso allenatore. Il suo vice qui in questa esperienza sarà l'ex centrocampista del Pescara e anche opinionista della nostra emittente, Fabio Ferraresi. E ora ascoltiamo le parole di mister Beni in conferenza stampa. La squadra l'ho trovata molto motivata, motivata nel far bene, motivata nel gestire difficoltà in maniera abbastanza corretta. Tra l'altro conosco il direttore da un po', so come la pensa, quindi insomma c'è chi li ha tenuti sul pezzo. Probabilmente credo che sia stato proprio un discorso di all'inizio la squadra neopromossa, un atteggiamento talmente tanto diverso che si andava sopra a tante cose. Poi piano piano ti rendi conto che magari sei bravo, allenti un po' l'attenzione e questo ti porta a fare qualche passo falso, secondo me. Quindi sono estremamente convinto che è una squadra che presto dirà tutto il suo valore. Io la Lega Pro l'ho sempre seguita perché questo per me è una passione e ho la fortuna di fare insomma, della mia passione il lavoro. E questa è una cosa importante, quindi io non è che mi fermavo a vedere solo le partite di Serie A o di Serie B per quello che ci interessava, quindi mi vedevo un po' spesso anche la Lega Pro. Ed è un campionato dove devi avere l'atteggiamento giusto. Torniamo sempre alla solita parolina magica, perché poi la conoscenza dei giocatori ce l'hai perché comunque bene o male hai la fortuna di avere una persona che questi giocatori li conosce molto bene, che è il direttore, quindi io ho la possibilità di allenarli. Devi avere quella costanza, quella mentalità, quella caparbietà, devi avere quella voglia di non mollare, di non accontentarti di una vittoria e di non buttarti giù quando c'è un momento di partita che perdi.